sala superiore dove è stato preparato qualcosa per risollevarci lo spirito. E volevo fare qualche cosa. Intanto ringraziare coloro che hanno fatto l'intervento, perché ci hanno dato la possibilità di meditare e pensare alle nostre cose e di proporci di approfondire sempre di più questi argomenti con il loro aiuto e penso con il coinvolgimento delle nostre scuole, perché i ragazzi delle nostre scuole devono avere l'occasione di studiare la storia anche da un altro punto di vista. E questo Don Nicola ce l'ha sempre insegnato, che la storia non è soltanto quella dei libri, ma anche quella di ogni paesino nel quale si verificano tante storie che non dobbiamo dimenticare e dobbiamo passare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questa è la considerazione che io mi sento di fare, ma di dare questa responsabilità specialmente a noi che ce ne rendiamo conto e che abbiamo l'età giusta per farlo. Perché i ragazzi di oggi, purtroppo, io li commisero, mi dispiace per loro, oggi non ho una persona per la mano, mia moglie a casa ha parlato di un ragazzo, la madre l'ha trovato disteso sul letto la mattina, secco, per droga, naturalmente. Noi abbiamo solo questo, questi ragazzi, noi dobbiamo combattere anche con la cultura, aiutandoli a comprenderla e ad amare la propria terra, assolutamente. In questo modo rafforzeranno le loro radici, avranno un po' di orgoglio per affrontare la vita e per non essere soltanto oggetto di mercato e per non essere soltanto schiacciati. Perché vederli finire così, miseramente, è una grossa responsabilità nostra. Non ce la possiamo passare liscia se non facciamo qualche cosa. E ora passiamo, come considerazione, dalla tamurriata dei maccheroni a un piatto di gnocchi del regno da offrire.